Hola mi gente, benvenuti a un nuovo video di Pintau Studio. Questa volta parleremo di un argomento molto interessante: come affrontiamo due matrimoni in due giorni. Il primo, questo qui che vedete, siamo in zona di Brescia e domani ci sposteremo verso il lago di Como. Faremo alcune considerazioni insieme, vi farò vedere anche il dietro le quinte, ma tutto questo dopo l'introduzione. Allora, come avete visto, questa è una location veramente bella, ok? Si chiama Palazzo Gambara e lavorano insieme a Mariuccio Eventi. Seguiteli su Instagram perché fanno veramente dei lavori bellissimi. Ora, dal punto di vista del fotografo, cosa succede? In questi contesti dove ogni angolo è veramente un possibile punto dove fare le fotografie, diventa complicato perché dobbiamo considerare le tempistiche. Non ci siamo solo noi, ci sono le tempistiche anche del catering, e dobbiamo rispettarci a vicenda e dobbiamo anche gestire e trovare l'equilibrio tra quale fotografia fare, dove fotografare appunto la coppia, in modo da poter sfruttare al meglio la giornata. Quindi magari ci facciamo prendere appunto da tanti angoli diversi, ma ricordare che siamo qui per la coppia. Okay? A me piace ricordare questo, infatti questo è anche un messaggio anche per me stesso quando riguarderò il video, perché io sono qui per la coppia, anche se il posto è molto bello, ma io devo raccontare la loro storia. Okay? Quindi trovare l'equilibrio tra queste due cose, location, ma soprattutto raccontare la storia e non perdere momenti di ogni coppia. Prendersi questi momenti diventa veramente complicato. Questo è il primo video che faccio per YouTube del dietro le quinte a un matrimonio, ma perché appunto è stato un matrimonio molto frenetico. Adesso vi faccio vedere un po' di angoli ancora e poi vi parlerò di com'è andata la giornata. È stata una giornata intensa perché gli sposi si sono preparati lontani da qua. Poi siamo andati a Borghetto per celebrare appunto la cerimonia ufficiale. Un posto veramente bello, ok? Lo consiglio a chiunque per fare un giro. Infatti c'era molta molta gente. Però ecco, come state vedendo qui adesso dalle riprese del drone, è un posto molto suggestivo, molto bello. Mi è piaciuto, ok? Però dobbiamo anche trovare anche qui un punto di equilibrio, oppure aspettare per fare fotografie o video, perché appunto c'erano molte persone, molte macchine, molto traffico. Questo è stato un po' appunto un po' più complicato, ma insomma siamo molto soddisfatti dei risultati. E qui probabilmente sarà il taglio torta. Abbiamo questa illuminazione dietro alla coppia, poi useremo un po' di luce continua appunto per illuminare la coppia, per creare quell'effetto naturale, anche se avremo una luminosità scarsa. Però secondo me viene molto bello. Rimani a guardare il video perché ti farò vedere poi i risultati.
Un altro argomento di cui volevo parlarti è del rischio che c'è quando abbiamo un matrimonio dopo l'altro. Per esempio, io non faccio mai due matrimoni, non copro mai due eventi lo stesso giorno. Parlo di fare un matrimonio oggi e uno domani, come è in questo caso. E il rischio è di pensare troppo a cosa devo fare, domani devo fare 2 ore e mezza di macchina, dove devo dormire, a che ora devo arrivare dalla prossima sposa, ok? Questo è un po' il rischio che c'è e per quello è fondamentale avere una preparazione molto molto precisa nel dettaglio prima di coprire questi eventi. Per esempio, settimana prossima ne avremo 4 di fila, giovedì, venerdì, sabato e domenica, e avere tutto programmato in anticipo ci permette di arrivare al giorno del matrimonio e pensare a quella coppia, alla loro storia, al loro matrimonio, perché è giusto così. Quella coppia ti ha contattato, ti ha affidato una responsabilità molto grande, quella di documentare, raccontare la loro storia. Poi ognuno ha il suo stile, ognuno ha il suo modo di farlo, e la coppia si è contattato te perché vuole che tu lo faccia in quel modo. Quindi l'essere pronti, l'essere preparati molto prima ci permette appunto di rispondere nel miglior modo possibile a quella fiducia che la coppia ha riposto in noi. Quindi è tutto molto chiaro, ma prima di arrivare a coprire gli eventi deve essere tutto programmato nel minimo dettaglio. Ora penso che abbiano finito di servire le portate, quindi il tempo che avevo a disposizione per fare questo video è finito, ma vi farò vedere ancora un po' di dietro le quinte, vi farò vedere un po' di fotografie e poi, come ho detto, domani ci sposteremo verso il lago di Como, 2 ore e mezzo di macchina da qua, in modo da poter coprire anche il matrimonio, l'evento di questa coppia che ci ha contattato da New York. Sono arrivati qualche giorno fa e hanno deciso di festeggiare la loro unione proprio sul lago di Como, in un hotel molto bello che ti farò vedere se continui a guardare il video. Ora qui il matrimonio continua, è un matrimonio serale, questa è la cena, e quindi finirà verso l'una, verso le 2 più o meno. Siete pronti per il dietro le quinte? Allora andiamo. Ed eccoci arrivati finalmente al lago di Como, ok? Adesso andremo nella stanza per fare qualche foto durante la preparazione della sposa. Ma guardate che visuale! Aspettate, aspettate un attimo, ecco a voi. La stanza sicuramente non deluderà. Di alta tensione, perché il vestito è appeso al primo piano. Seguendo il discorso di ieri, che posto, però concentriamoci sempre sulla loro storia. È vero che abbiamo molti angoli dove fare fotografie, c'è una luce veramente bella e questo ci permette appunto di sfruttare ogni angolo
e dare il meglio anche a loro. Adesso abbiamo finito la cerimonia e ci stiamo dirigendo verso il molo, così prendiamo la barca e facciamo un po' di foto in barca sul lago. Ok, quindi come vedete il tempo è stato clemente, quindi molto probabilmente anche il lago è calmo e speriamo che le foto vengano molto bene. Continuiamo. Vedete che qua ci sono tutti i fotografi. Ecco Selena che fa qualche prova. Ok amici, qui finiamo il video di oggi, due matrimoni, due giorni. Siamo stati molto contenti di poter documentare appunto queste due storie diverse. Come avete visto sono due matrimoni ma diversi tra loro. Quello di oggi era molto più intimo, diverso da quello di ieri, ma tutti e due molto molto belli. Siamo molto soddisfatti di aver raccontato queste due storie, anche dei risultati che vi faremo vedere. E che dire, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, anche scrivete nei commenti, non so se avete dei dubbi, suggerimenti, come dico sempre io li leggo molto molto volentieri e ci vediamo in un prossimo video di Pintao Studio, ciao!